Buongiorno a tutti. Stamattina iniziamo con una bella pratica di distensione del nostro corpo. Distendere il corpo aiuta anche la nostra mente a restare più distesa e tranquilla e vivere in modo più sereno le eventuali ansie e tensioni che in questo giorno occupano un po' la nostra quotidianità. Quindi, incominciate ad entrare in un altro luogo, in un'altra stanza, iniziate ad entrare dentro voi stessi e a portare l'attenzione ai vostri piedi. Appoggiateli bene, allargate le dita dei piedi a terra, lasciate le braccia che scendono verso ai lati del corpo, verso terra. E incominciate ad ascoltare il vostro respiro. Il prossimo inspiro vi accompagna verso il cielo. La cassa toracica si apre e il corpo raccoglie l'aria. Trattenetela per un momento dentro di voi e quando poi espirate, ritornate lentamente con le braccia, l'aria esce dal naso e il corpo si svuota. E ancora, inspiro e salgo. Sentite l'aria riempirvi, trattenete. E quando poi espirate con l'aria che esce dal naso, sapete che potete anche cantare l'Om, anche solo mentalmente, e percepire la vibrazione che vi attraversa, come fosse una carezza. E ancora, inspiro, sollevate anche gli occhi, puntate in alto, trattenete, e poi lasciate andare l'Om interiore mentre espirate. Lentamente. Inspiro. Vivete questo momento come fosse un interruttore sul quale agite per entrare a raccogliervi all'interno del vostro essere. Inspiro. Salgo, distendo e allungo, trattengo. E nell'espiro questa volta scendiamo in Uttanasana. Schiena piatta, mani che raggiungono la terra, piegate un po' le ginocchia. Se avete difficoltà a toccare terra, appoggiate le mani sulle gambe, dove vi è più comodo. Non create tensione. Lasciate la muscolatura posteriore distendersi quanto è possibile. Attraverso il peso del vostro corpo. Piego le ginocchia, spingo a terra, srotolo e salgo. Salite al cielo, allungatevi bene. E nell'espiro tornate. Inspiro e salgo al cielo. Espiro e scendo a terra. Inspirando questa volta distendo la colonna vertebrale, occhi a terra, sento l'allungamento posteriore. Le mani, se non raggiungono il suolo, si appoggiano sulle gambe. Espirando, torno giù. Srotolo la colonna, salgo al cielo, inspiro e nell'espiro, questa volta mi porto al cuore. Inspirando, salgo al cielo, espirando, scendo a terra. Inspiro e distendo, espiro, abbandono l'aria. Svuoto. Piego un po' le ginocchia, premo a terra, prendo tutta l'energia per ritornare al cielo. E poi mi raccolgo al centro, al cuore. Inspiro e saluto il cielo. Espiro e saluto la terra.
Inspirando a lungo ed espirando ritorno giù. Srotolo, salgo. E nell'espiro al cuore. Saluto il cielo. Saluto la terra. Saluto l'orizzonte. Saluto l'aria. Fino al sole. Accolgo la luce dentro di me. Namaste. Portate le braccia a fianco al vostro corpo, prendete un momento per osservarvi. Iniziare a considerare che corpo, respiro e mente fanno parte di un'unità, sono la base di quella unità che vi rappresenta, il vostro essere. E quindi lo yoga ci accompagna a riunire questi tre aspetti, dal più grossolano al più sottile, attraverso il movimento del respiro. E quindi tornate al vostro respiro e osservate il movimento nel corpo, osservatelo con la vostra mente. Inspirando, salgo al cielo, unisco le mani, trattengo, e nell'espiro scendo in Uttanasana. Tempo del respiro per scendere. Inspiro allungo e distendo, stitti. Inspiro ancora e apro. Inspiro e salgo, allungo. E nell'espiro torno a fianco al corpo. E ancora, in, al cielo. Inarco un po' la schiena se posso. E nell'espiro scendo, Uttanasana, tempo dell'espiro. Inspiro allungo e distendo, inspiro ancora, trattengo e nell'espiro torno a fianco al corpo. In al cielo, in arco. E nell'espiro scendo, Uttanasana. Inspiro, 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 allungo e trattengo. E nell'espiro questa volta apro le braccia e vado in torsione. Punto lontane le braccia, mantengo il corpo allungato e resto. Inspiro al cielo, trattengo, e nell'espiro torsione, punto lontane, le mani, seguo il respiro e resto. In al cielo, trattengo. E nell'espiro le braccia scendono a fianco al corpo. Inspiro allungo ed estendo. Espiro e scendo. Inspiro, inspiro, inspiro. Espiro torsione da un lato. Punto lontano, inspirando torno al centro, trattengo, espiro, torsione sull'altro lato, inspiro e allungo, trattengo, e nell'espiro scendo, in al cielo. Espiro e scendo. Inspiro,
Inspiro, inspiro. E nell'espiro torsione. Inspiro al centro. E nell'espiro torsione. Inspiro al centro. E questa volta scendo lateralmente in Ardha Chandrasana. Lascio il braccio cadere verso il suolo. Una mano scende e l'altra punta lontano. Ascolto il respiro sul fianco. Inspirando torno. E nell'espiro scendo. Una mano verso terra e l'altra si allontana via via sempre di più, distendendo tutto il fianco. Inspiro al centro, trattengo e nell'espiro torno. In al cielo, espando. Espirando scendo, Uttanasana. Inspiro Stiti. Inspiro Ardha Uttanasana. Inspiro Hasta Tadasana. E nell'espiro torsione. Inspiro al cielo. E nell'espiro torsione. Inspiro al cielo ed espirando scendo di lato, Ardha Chandrasana, la mezzaluna. Inspiro al cielo e nell'espiro di nuovo di lato, sull'altro lato. Inspiro al cielo e nell'espiro intreccio le mani dietro il corpo, aprendo ed estendendo. Inspiro, torno, espiro e rilasso. In, al cielo. Espiro e scendo. Stiti, inspiro, inspiro, espiro. Torno al centro, allungo e poi espiro. Torno al centro, allungo e poi espiro lentamente. E rimuovo al centro per poi scendere sull'altro lato. Inspiro. E nell'espiro intreccio le mani dietro, piego un po' le gambe, apro petto e torace, e espando. Inspirando, tornate. Ed espirando, scendete di nuovo, in Uttanasana, sollevando le braccia verso il cielo, e restate. Abbandonate la testa, entrate in questo profondo allungamento. Contate almeno 3-4 respiri. Inspirando piego le gambe, le mani scendono verso terra e poi mi portano al cielo di nuovo. Allungo e nell'espiro torno. In ed es. Inspiro, inspiro, inspiro. E nell'espiro torsione.
Inspiro al cielo. E nell'espiro torsione. Inspiro al cielo. E nell'espiro scendo lateralmente. E ancora torno su. E scendo sull'altro lato. Inspiro. Distendo e nell'espiro intreccio le mani ed estendo. Inspirando torno ed espirando scendo verso terra. Resto tre respiri. Inspirando le mani scendono, piego le ginocchia, sfioro il pavimento e poi su bene verso il cielo. Allungo e nell'espiro torno al centro. E ora un'ultima volta, da soli. Imparate a seguire il vostro respiro, a lasciarvi accompagnare dal corpo. Che si muove insieme al respiro. Nulla può essere sbagliato, al limite solo un po' diverso. I tempi del respiro sono i vostri. Potete chiudere gli occhi e incominciare a fidarvi di voi stessi, di ciò che sentite. Di ciò che provate, dell'esperienza che in questo momento si muove all'interno. Restate, restate in ascolto e osservate. Osservate. Lo spazio del respiro si è ampliato. La stabilità è aumentata. E così anche quella sensazione di vigore, di forza. Fate un bel respiro, allungatevi bene. Ed espirando, riaprite gli occhi. Andiamo ad incrociare le gambe. Portate le mani in Shiva Mudra con gli indici puntati e accompagnatevi a scendere a terra. Sedetevi a gambe intrecciate, trovate una posizione per voi comoda, spostate la carne dagli ischi per avere una base più aperta e più comoda. Potete mettere un cuscinetto sotto i glutei, in modo da sentire la vostra colonna vertebrale allungata e distesa. Iniziate con dei movimenti morbidi, dove potete ruotare il vostro corpo da un lato all'altro. Muovetevi come più vi aggrada, nei tempi, nella velocità.
variando la rotazione, lasciatevi proprio muovere come più sentite. Qualche volta. E poi tornate al centro. Inspirando, allungatevi bene. Puntate le mani sopra il capo e di nuovo su bene. E nell'espiro ruotate, una mano dietro, l'altra all'esterno del ginocchio. Mantenete la colonna vertebrale allungata e distesa. Cercate di non pesare sulla mano dietro. Piuttosto sentite la spinta verso l'alto. Inspirando sollevate il braccio dietro. Portatelo sull'altro ginocchio e nell'espiro lasciatevi cadere verso terra, morbidamente. Non cercate traguardi. Non tirate. Lasciate che tutto avvenga in modo spontaneo. Inspirando, srotolate e tornate su. E nell'espiro sull'altro lato. Una mano dietro, l'altra all'esterno del ginocchio. Seguite il vostro respiro. Osservatelo dove scorre, dove lo sentite, il movimento che fa e come si muove. Inspiro e sollevo. E nell'espiro scendo, abbandono, lascio cadere la fronte e resto. Inspiro e allungo. E nell'espiro poggio tutte e due le mani dietro, apro petto e torace e espando verso il cielo. E se mi è possibile, sollevo anche i glutei e l'ombelico. Inspirando torno. Espirando mi lascio cadere. Srotolo lentamente la colonna e torno al centro. In al cielo. Es torsione. Inspiro e salgo. Espiro e scendo. Inspirando torno al cielo. Espiro e torsione. Inspiro e salgo. Ed espirando scendo verso il centro. Inspiro, salgo. E nell'espiro poggio le mani ed espando. Inspiro, torno. E nell'espiro rilasso verso terra, inspirando srotolo e torno al centro. In ed es. In ed es. Salgo inspirando. Ruoto espirando. Inspiro. Ed espiro.
Inspiro e salgo. Inspiro, appoggio le mani ed espando. Inspiro allineo e nell'espiro scendo. Inspirando srotolo e torno. E un'ultima volta da soli. Seguendo il vostro respiro. Fermatevi un momento a osservare. Prendetevi sempre un po' di tempo per assimilare e assorbire l'esperienza, passare dal fare all'essere, dall'azione al restare. Un bel respiro, allungatevi al cielo e nell'espiro tornate. Accompagnate le vostre gambe a distendersi un po'. Se avete bisogno, non esitate a massaggiare ginocchia, cosce, caviglie, aprite le dita dei piedi, mettete di nuovo in circolo tutti i nostri liquidi e fluidi che scorrono. E poi lasciatevi proprio scivolare verso i piedi e inspirando tornate su. E di nuovo, espirando, distendetevi quanto vi è possibile. Inspiro e salgo. Espiro e scendo, accarezzando le gambe lateralmente. Inspiro e salgo. Muovetevi quanto vi è possibile senza farvi male e se c'è bisogno tenete le gambe un po' piegate. Questo agevola la nostra zona lombare che non viene messa troppo in tensione. Pensate che lo scopo è quello di raggiungere le cosce con il vostro ombelico e quindi mantenete la colonna allungata, seguendo il vostro respiro qualche volta. E ancora. Espiro. Ed inspiro. Espiro. E questa volta mi fermo in Paschimottanasana e resto. Mantengo la colonna allungata. Osservo il mio corpo e lascio che sia il peso ad accompagnarmi lentamente a scendere. Inspirando, allungo bene verso il cielo. E nell'espiro torno. Piegate le vostre gambe. Inspirando salite bene verso il cielo. E nell'espiro andate in torsione da un lato.
Inspiro e allungo, lascio cadere le ginocchia e nell'espiro scendo. Inspiro e torno su e nell'espiro torsione. Inspiro e allungo e nell'espiro abbandono. E ora lo ripetiamo in Vinyasa Krama. Inspiro 1, 2, 3, 4. Trattengo l'aria. 1, 2, 3, 4. Ujjayi, mentre vado in torsione. L'aria esce dal naso. Inspiro e allungo. 1, 2, 3, 4. Trattengo l'aria. 1, 2, 3. 4. Ujjayi. Inspiro. 1, 2, 3, 4. Trattengo. 1, 2, 3, 4. Ujjayi. Inspiro. 1, 2, 3, 4, trattengo. 1, 2, 3, 4, Ujjayi. Inspiro. 1, 2, 3, 4, trattengo. 1, 2, 3, 4, Ujjayi. Espiro. Inspiro e salgo. 1, 2, 3, 4. Trattengo. 1, 2, 3, 4. Ujjayi. Espiro e scendo. Inspiro. 1, 2, 3. 4, trattengo, 1, 2, 3, 4, espiro, torsione. Inspiro, 1, 2, 3, 4, trattengo, 1, 2, 3, 4, espiro, abbandono completamente il peso del mio corpo. Osservo l'addome. Osservo la profondità del mio respiro. Osservo la quiete. Inspirando, tornate ad allungarvi, ad allinearvi. Poggiate le mani ai lati del corpo. Lasciate i vostri piedi alla larghezza dei fianchi e ora andiamo in una bella contropposizione, la posizione del tavolo. Inspirando, sollevatevi e cercate di portare il vostro tavolo bello allineato verso il cielo. Il peso del corpo è distribuito sulle quattro gambe, sui quattro piedi. Respirate, restando. Espirando, ritornate a sedere. Prendete uno spazio comodo, rimanete con le palpebre abbassate, appoggiate le mani sulle ginocchia e tenete i gomiti vicino al corpo in modo che possano aiutarvi a restare allineati con la colonna. Se
Sentite il vostro respiro scorrere nel corpo per qualche momento e osservate come lo sentite ora, se è più presente, se è più potente. Diventate semplicemente consapevoli dell'aria che entra dal naso, che vi attraversa e che poi risale uscendo. Seguite quella via che nello yoga è la via primaria, principale, dove scorre il nostro respiro e quindi dove scorre l'energia vitale, il prana. Osservatela, dal coccige fino alla cima del capo, ora tutto è libero, un po' come le strade di questi giorni, senza traffico. Tutto è libero di circolare. Sviluppate un pensiero di gratitudine per questo momento che avete vissuto. Rivolgetelo a voi stessi. Rivolgetelo al vostro corpo. Rivolgetelo ai vostri organi interiori, ai vostri muscoli. E anche alla vostra mente che si è adattata a vivere questo momento. Ora corpo, respiro e mente sono riuniti. E lo potete sentire in questo aspetto così di calma, di armonia, che ora pervade. Restate. Sugandhin Pushtivardhanam Urva Rupamiva Bandhana Mitrormukshiyamamritam. Inspirando salite bene verso il cielo. E nell'espiro raggiungete il vostro cuore. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti. Grazie a tutti voi per questa bella occasione. Mi auguro davvero che questo piccolo momento possa essere qualcosa di speciale da vivere in questi giorni. Potete praticarlo quando volete, mattina, sera, pomeriggio, ripeterlo e sentire proprio come il vostro corpo lentamente risponde a questo desiderio di serenità che ci accomuna tutti. Namaste. Grazie.